Nel Vangelo di oggi, preso da Luca al capitolo 6, dal versetto 43 e seguenti, leggiamo: «Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene». Il bene del nostro cuore sono i frutti che noi produciamo. L'albero buono, infatti, si riconosce dai suoi frutti. Così anche l'uomo si riconosce dalle sue opere. Uno che non fa ciò che il Signore ha detto di fare si può chiamare cristiano? La parabola della casa costruita sulla roccia o sulla sabbia ci fa capire che la salvezza non consiste solo nel riconoscere Gesù come il Signore, ma anche nel fare la sua volontà. La fede che si ferma alla conoscenza e non diventa esperienza che trasforma la vita è una fede debole che subito viene spazzata via. Due verbi oggi ci devono aiutare: ascoltare e mettere in pratica. La parola che Dio semina nella nostra vita va ascoltata e messa in pratica. Dall'intreccio dell'ascolto e della messa in pratica nasce un'esperienza di fede fondata sulla roccia, cioè una vita capace di affrontare le tempeste. Chi mette in pratica ciò che ascolta, chi si sforza di tradurre fedelmente il Vangelo nella propria vita, dimostra che si fida di Dio. Al contrario, chi ascolta e poi tralascia di fare mostra che non si fida abbastanza. È come se dicesse: il Vangelo dice cose belle, ma la vita è tutta un'altra cosa. Dobbiamo imparare a intrecciare fede e fiducia. Credere significa dare credito a Dio, senza essere troppo esigenti e tempestivi nel chiedere la restituzione con gli interessi. Un cristianesimo fatto solo di belle parole, di bei gesti, di belle celebrazioni liturgiche, non resiste alle immancabili persecuzioni e alle avversità che la vita ci pone davanti. Restiamo fermi nella parola di Dio mettendola in pratica e la nostra vita, costruita sulla roccia che è Cristo, non cadrà mai. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.